C'era una volta una capra speciale, molto. Questa capra era protagonista di un gioco strano. Questo gioco aveva fatto un successo clamoroso, al punto che un giorno qualcuno voglia sfruttare il successo della suddetta capra, creando questo. Se credevate che God Simulator fosse un gioco trash, non avevate ancora visto niente. Oggi sto per presentarvi un clone tarocco di God Simulator che può essere considerato ancora peggio, ancora più trash di God Simulator. Signore e signori, stiamo per provare in diretta. Goat Frenzy. Bella musichetta. Vediamo un po'. Con questo si va avanti e indietro. Con questo si salta. Grazie, Omini. Andiamo in giro. Yes. Con questa nostra capra andrà in giro a distruggere roba. Potrà distruggere tutto. Alberi, qua chiamati qualcosa. Casse di metallo. Casse di legno con sopra una statua. E travolgere tranquillamente tutto quello che si pone davanti. Via. Oh no no! Ma il pezzo forte arriva qui. Qua ci sono gli animali, ragazzi. Intanto sradico questi qualcosa. E qua ci sono gli animali, come se vedete si muovono appena li tocco. Una statua. Guardate, ecco il leone si muove, fermo, fermo completamente. Questo gioco è veramente, cioè non riesco neanche a descriverlo. Qua arrivano i pezzi forti, sono i carri armati. Ragazzi, la nostra capa pro può spostare tranquillamente dei carri armati. Fatti malissimo, cioè, guardate la te. Vediamo se riesco a ribaltarne un altro. Cioè, le texture sono qualcosa di. Ecco, tra un po' qua dovrebbe passare. Guardate la macchina. Cioè, ho mandato fuori di strada una macchina. Sì, si va. Giuro che non lo tocco. Qua ci sono gli elicotteri. Via! Gli elicotteri. Mi fanno schifo. Mi fanno schifo gli elicotteri. E qua c'è il pezzo forte. Il ragno gigante che distrugge tutto. Il ragno gigante. Appena lo tocco. Fermo. È stato anche lui. Guardate! Cioè, uno rimane basito davanti a queste cose. Scatole. Devo commentare oltre? Mamma mia. In conclusione, questo era God Frenzy. Non c'è tanto da dire. È così, è tutto così. Non so neanche come commentare. La chiudo qui. Ciao.